Benvenuti su Aquascaping Lab. In questo video recensione parleremo del Kyros Doctor, un accessorio molto importante per acquari piantumati oppure popolati da pesci ed altri invertebrati. Ormai da tempo sentiamo parlare di questo strumento, inizialmente utilizzato dai più esperti aquascaper, ma in seguito anche dai neofiti che vogliono realizzare un corretto biosistema all'interno della vasca, popolata da pesci, invertebrati e vegetali. La principale preoccupazione di qualsiasi acquariofilo, ovviamente oltre alla salute dei pesci, è la gestione della crescita delle piante a discapito delle alghe. Il Kyros Doctor sarà di molto aiuto, soprattutto se integrato ad altri accorgimenti, e ci servirà ad inibire sia le malattie sia la formazione di alghe all'inizio, quindi all'avvio di una nuova vasca, ma anche durante il mantenimento. Per maggiori informazioni e per acquistare il prodotto vi ho messo il link nella descrizione. Adesso andiamo a vedere il funzionamento. Il Kyros Doctor, composto da un reattore comandato da una centralina esterna, sprigiona ossigeno attivo per elettrolisi, rilasciando ioni positivi e negativi ed agendo sul potenziale redox dell'acqua. Attiva così microelementi che favoriscono la crescita delle piante, non permettendo così alle alghe di svilupparsi. Inoltre distrugge le alghe in sospensione, batteri patogeni ed ha un effetto positivo sulla pelle, mucose, branchie e apparato gastrointestinale di pesci e gamberi. Ne sono stati progettati 7 modelli diversi che lavorano in modo automatico 24 ore su 24 grazie ad algoritmi preimpostati. Variano a seconda del litraggio della vasca e se la nostra priorità saranno le piante o il benessere dei pesci e dei gamberi. I modelli in commercio sono mini, nano e super per acquari da nanocubi a vasche grandi fino a 600 litri molto piantumate. Mini S, nano S, super S per acquari da nanocubi a vasche grandi, dove la nostra priorità sarà invece la salute ed il benessere dei pesci. Un altro modello è il Shrimp, per acquari fino a 120 litri dedicati unicamente a caridine, a mano shrimp, neocaridine e gamberi in generale. Guardiamo adesso il packaging. Il prodotto si presenta con fogliette illustrativo e di istruzioni all'uso, dove al suo interno saranno scritti i vari settaggi da impostare a seconda del litraggio. Troviamo subito il computer centralina con il tasto accensione e settaggio, tra le tre modalità legate alla grandezza della vasca, e il diffusore reattore, che nonostante sia un po' ingombrante è, devo dire, molto elegante. Sotto all'imballaggio ci sono tutti i cavi di connessione e il trasformatore, compresa UK e europea, e tutte le varie ventose che serviranno per attaccare il computer all'esterno della vasca e il reattore all'interno. Se vi state chiedendo dove sia il serbatoio per il materiale reagente, sappiate ovviamente che non esiste, poiché funziona elettricamente. Quindi, oltre ad una leggera pulitura del reattore ogni tanto, non avrà bisogno di grosse manutenzioni e funzionerà finché non ci saranno problematiche di natura tecnica o di rottura. Ricordate che l'installazione dovrà essere effettuata lontana dall'estrattore dell'acqua e sulla parte bassa della vasca, di modo da far fluire nel miglior modo il prodotto della reazione. Attaccatelo alla corrente, premete il tasto accensione e funzionerà da solo. Dopo aver provato il prodotto, possiamo dire che è decisamente ottimo, sia per la comodità di uso, sia per il rapporto qualità-prezzo, che è nettamente inferiore alle altre marche produttrici, intorno ai 65 euro se lo comprate online. Quindi possiamo dire che è assolutamente un ottimo investimento.
Pollice in su per la ditta che con la seconda edizione ha migliorato notevolmente il materiale del reattore. Infatti nella prima versione questo reattore si incrostava e quindi smetteva di funzionare, mentre invece nella seconda edizione questo problema non si è presentato e quindi sicuramente durerà più a lungo. C'è da dire che non vi dovrete aspettare miracoli, anzi starà a voi farlo funzionare nel migliore dei modi. Per questo vi consigliamo, dopo l'avvio della vasca molto ben piantumata, di attendere la depurazione, grazie al filtro, della polvere in sospensione o del terriccio. Dopodiché installerete il Kyros Doctor e inserirete alcuni pesci algivori come gli Otocinclus, i Siamensis, caridine japoniche e le Military Helmet Neritina pulligera. Dopo 8-10 giorni potrete iniziare a somministrare fertilizzante in modo equilibrato e gradualmente anche CO2. Ultimo accorgimento, molto importante, è che il Kyros Doctor non va assolutamente utilizzato in acquari marini, oppure se avete dovuto utilizzare cure a base di sale nella vostra acqua dolce, assolutamente risciacquare e fare i cambi d'acqua prima di installarlo. Grazie per essere stato con noi su Aquascaping Lab. Se sei interessato ad altre recensioni oppure a consigli in generale sull'aquascaping, clicca sulle seguenti playlist. Scrivi un commento qua sotto per eventuali informazioni e clicca mi piace. Iscriviti al nostro canale per ulteriori news.